Cassa Rurale Risparmio e Prestito, è la CREP. La CREP è un'organizzazione, una cassa appunto nata molto recentemente, anche se il progetto iniziale è del 1982 ed era stato finanziato dai giapponesi, e serve per tutta una serie di attività che vengono finanziate con il microcredito dagli abitanti degli stessi villaggi. Con il sostegno di Intervita i progetti sono di molto aumentati. La CREP deve prendersi in carico anche la situazione familiare, il padre e la madre. Il padre come si aiuta? Tendenzialmente migliorando la rendita di ogni campo. E le mamme? Alle donne si dà un microcredito perché si continui nelle loro attività di microimprenditoria, per esempio nella trasformazione degli alimenti. Intervita ha sostenuto il progetto di CREP e questo è uno dei campi di cui il proprietario è stato beneficiario. Allora vedete che il grano qui è già alto, il mais, questo perché è stata data la semenza e anche poi il concime. Lui è il proprietario del campo e ci ha raccontato che è contentissimo perché incredibilmente questo campo, da cui non aveva mai ottenuto nulla, in realtà già adesso promette molto bene. Questa donna sta ricavando dell'olio da una noce di palma. In pratica, con tutta una serie di passaggi, schiacciando con i piedi la parte iniziale della noce e dividendo da una parte il nocciolo, dall'altra parte le cose che non possono servire, poi facendo decantare l'acqua, riescono ad ottenere questo olio. Se questa donna otterrà un credito con una CREP e Intervita, potrà acquistare una macchina che l'aiuterà a pestare le noci e agevolarla quindi nel suo lavoro. Questo è quello che grazie all'aiuto di Intervita si può fare per aiutare una donna che aveva già un'attività, che era appunto quella di preparare l'olio rosso, però di fargliene produrre molto di più e con molta meno fatica. Questo è il frutto dal quale, il grappolo dal quale loro prendono questi frutti rossi, li vedete, che poi in realtà sono questi qua. Prendono questi con i canestri e li mettono a bollire sopra il fuoco. Stanno circa un'ora qui e dopo un'ora la signora, che è la beneficiaria del progetto e che ha investito quindi in questo progetto il suo microcredito, apre, prende dei frutti bolliti. Vengono inseriti in questa macchina a motore che divide le parti inutili che non servono per produrre l'olio, che finiscono là, e vengono utilizzate per fare il sapone. E invece il resto confluisce qui sotto e questo è già olio, olio rosso. All'interno di questo villaggio, che è uno di quelli selezionati da Intervita e una CREP per dare dei crediti e aiutare la popolazione, questa per esempio è l'attività di una donna. Con un sostegno e un aiuto potrebbe farla meglio e magari guadagnare qualche soldi in più. I go, yeah, I go, 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 I go
Oh, 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 oh